Allora, buonasera, grazie per l'invito Arturo. Già ieri sera abbiamo anticipato qualcosa per quanto riguarda il calendario che abbiamo fatto a scuola. Abbiamo fatto un evento il 14 dicembre per celebrare i 140 anni dalla fondazione De Sanctis, che come abbiamo detto anche ieri è stata fondata da Francesco De Sanctis con il Regio Decreto del 27 ottobre 1879. Quindi a questo evento dei 140 anni poi abbiamo abbinato anche un momento con un défilé. Hanno partecipato a questo défilé dei ragazzi dell'Istituto Agrario con delle ragazze della Matucci, in particolare ragazze che frequentano il corso di design per la moda alla Matucci, quindi con le loro professoresse hanno realizzato alcuni abiti ispirati un po' all'Ottocento de Sanctiano e un po' al vino. Quindi dopo aver fatto questo evento che celebrava De Sanctis abbiamo anche fatto questo défilé e contemporaneamente si è realizzato un calendario che poi distribuiamo, ed è un calendario dove il livello è molto buono, devo dire la verità, i ragazzi sono stati valorizzati proprio nelle loro attività e quindi riteniamo di aver fatto una cosa molto fatta molto bene con il fotografo che ha realizzato delle ottime fotografie. Questa scuola, l'Istituto Agrario, per molti che non lo sanno, ma penso che la maggior parte già sia a conoscenza, è una delle migliori scuole d'Italia per quanto riguarda il livello enologico, fondata come abbiamo detto nel 1879, la seconda fondata in Italia, dopo quella di Corigliano Veneto, e ci sono circa 24 ettari di azienda agricola con dei vigneti a greco, a fiano, collezioni ambientografiche e poi una cantina dove viene trasformato questo prodotto e vengono prodotti questi vini che poi degusteremo. Abbiamo 6 qualità di vini, abbiamo l'aglianico, il greco, il fiano, poi c'è lo spumante realizzato con il metodo Charmat, non più con il metodo classico che veniva utilizzato prima, e poi abbiamo il brandy Avellino con questa distilleria. Allora, io non mi voglio dilungare, abbiamo anche un convitto con 40 convittori che vengono un po' da tutta la regione Campania, perché la scuola viene molto considerata e quindi frequentano la scuola, oltre ad avere un corso post diploma in enotecnico. Quest'anno ne abbiamo fatti 2 di corsi perché c'è stata una grande iscrizione, cioè abbiamo superato il numero di 30, quindi siamo arrivati a circa 50 iscritti e quindi abbiamo fatto 2 corsi in enotecnico. Vengono un po' da tutta la regione Campania per frequentare questi corsi che danno grandi opportunità di lavoro direttamente nelle cantine. Io non mi voglio dilungare, passerei la parola al preside e agli oro e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.